Secondo Albert Einstein ci sono quattro dimensioni, tre di spazio e una di tempo con la capacità di piegare la luce. Stephen Hawking promosse questa teoria ma mettendo in dubbio che esistano molte dimensioni nel nostro universo. Tuttavia, secondo Hawking, la materia e la luce sono confinate alla membrana della dimensione, rendendo impossibile il viaggio interdimensionale. Poiché lo spazio-tempo ha la capacità di piegare la luce, tuttavia esiste la possibilità che possiamo vedere le ombre di persone e persino di galassie di altre dimensioni nella nostra e nella loro. Dei vari racconti ce n'è uno che ha destato la mia curiosità. Descrive l'incontro di una bambina con queste entità misteriose nella nuova casa a Dorchester, nel Massachusetts, a metà degli anni 90. Durante la sua prima notte nella sua nuova stanza, afferma di aver visto un'ombra alta e naturale sul muro. Con sua sorpresa, l'ombra si staccò dal muro e scivolò per la stanza indossando quelli che sembravano degli occhiali da sole. Vide altre tre di queste persone ombra vicino al suo armadio. Infine, una grande ombra avvolgeva lentamente l'intera stanza, lasciandola nell'oscurità più totale. Spaventata, corse nella stanza dei nonni e sicura che ciò che ha incontrato quella notte fossero dei viaggiatori dimensionali, che molto probabilmente la vedevano come una persona ombra. Questo racconto ti è piaciuto? Lascia un like, alla prossima, ciao!